Ciao a tutti, oggi proveremo insieme i gel che ho acquistato sul sito e Nail Store. Inizio, oggi ho preparato le unghie, quindi ho opacizzato tutte le unghie con il buffer ed ora vado ad applicare questa base trasparente 2 in 1 appunto e Nail Store del kit Oh My Nails su tutte le unghie. Facciamo un po' velocemente questo primo passaggio perché hanno una densità molto bassa e quindi tendono a colare velocemente. Andiamo a catalizzare in lampada e dopo aver fatto la prima passata con questo bellissimo rosso di cui non si è vista la prima passata, io vado a fare adesso la seconda perché per avere un colore molto più acceso. Questo è il numero 52, è uno smalto gel semipermanente appunto delle ultime uscite. Ed è un bellissimo rosso acceso, rosso che fa molto Natale appunto, visto che stiamo in tema e mi piace tantissimo. Io non mi sono mai vista con i rossi sulle unghie, però questo è veramente qualcosa di eccezionale. Anche questo ha una bassa densità, quindi tende a colare. Andiamo a catalizzare in lampada per 120 secondi, come dice sul sito. Dopo aver fatto tutto ciò, vado a sgrassare le unghie con un po' di acetone, insomma. Cosa che mi sono accorta, non so se forse non sono cotti bene, ma perdono un po' di colore. Sull'anulare e su nel pollice vado ad utilizzare questi glitter di Kiko, ve lo lascio giù nell'info box perché non ce l'ho a portata di mano, per creare un po' di un po' più luce, insomma. Dopodiché appunto vado a sigillare il tutto con il top coat gel e risgrasso il tutto e la mia nail art è pronta. È una semplicissima nail art che ho voluto realizzare apposta per provare questo kit. E niente che dire, adesso proveremo la resa del prodotto. Devo dire che l'avevo già provato e una settimanella ci faccio tranquillamente, perché magari sono andata un po' di corsa, ma mi piace tantissimo, super super promossi. Questo è il risultato finale, io spero che vi piaccia, vi mando un bacione. Ciao!